live lunediana, quindi extra proprio perché abbiamo avuto ieri il talk show di Halo per non interrompere un certo ritmo di blind. Eccoci. Buon vigilia di Capodanno, ragazzi. Allora, vediamo un po' che succede se accendo la luce. Funziona. Bello. Ci sta. La chat per ora l'ho disattivata perché sarebbe inguardabile su questo menu. Però state notando qualcos'altro? Qualche test tecnologico sempre per andare avanti e risolvere cose imprecise del setup originale? Non sono più Viola. Questo implicherà ovviamente il decadimento del mio corpo biologico fino alla putrefazione perché tecnicamente l'unico modo per avere delle buone luci, anche prima, in realtà non ho ancora lavorato allo studio finale per quanto concerne le luci, perché sarà una cosa estremamente più avanzata di questa. Però già non sono Viola perché ho deciso che devo necessariamente, per avere un setup estetico di illuminazione coerente, perché non è il green screen ad aver creato l'effetto violaceo, è proprio, se io adesso accendo la luce divento viola. E non è per filtri di colore, è proprio perché il LED fa un effetto con la lente della facecam. E l'unico modo è ovviamente sigillarmi, chiudere le finestre, stare al buio e decidere io che luci avere, a quale temperatura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, già. Già. Però, qui abbiamo la missione 8. Cavolo. Cavolo. Non pensavo. Sono più coinvolto di quanto non pensassi. Mi è venuto un po' di batticuore. Oh. Quindi questa storia mi sta coinvolgendo nella sua anziana semplicità. Ora possiamo attivare la chat a schermo. Sono veramente contento. Il video è pronto. Per chi non si ricordasse il mio desiderio, l'obiettivo era vedere in originale. Abbiamo già discusso della qualità dei doppiaggi, entrambi erano abbastanza rudimentali. Poi ho sentito parlare di cosa migliora, cosa no. Ci sono degli errori di traduzione in italiano, ci sono delle perplessità che vengono fuori in maniera meno convinta. Cosa intendo? Piccoli segreti di trama che vengono fatti in foreshadowing in inglese che in italiano non si capiscono. Ai ai ai. Però intanto sentiamo se il ma vaffan in inglese è il suo, insomma, il suo fratello nella linguistica. Pronti? Volume 3, 2, 1. The energy barrier surrounding the index will deactivate when we reach the ground floor. Protocol requires that I take possession of the index for transport. Your organic form renders you vulnerable to infection. The index must not fall into the hands of the flood before we reach the control room and activate the installation. The flood is spreading. We must hurry. Which means that any organism with sufficient mass and cognitive capability is a potential vector. Is something wrong? No, nothing. Splendid, shall we? Unfortunately, my usefulness to this particular endeavor has come to an end. Protocol does not allow units with my classification to perform a task as important as the reunification of the index with the core. That final step is reserved for you, Reclaimer. In inglese il linguaggio è meno. Vabbè, lasciamo perdere.
Reclaimer mi piace molto di più come... That wasn't supposed to happen. Oh, really? Cortana. I've spent the last 12 hours cooped up in here watching you toady about, helping that thing get set to slit our throats. Hold on now. He's a friend. Oh, I didn't realize. He's your pal, is he? Your chum? Do you have any idea what that bastard almost made you do? Yes. Activate Halo's defenses and destroy the Flood, which is why we brought the Index to the control center. You mean this? A construct in the core? That is absolutely unacceptable. Sod off! What impertinence! I shall purge you at once! You sure that's a good idea? How dare you? I'll... Do what? I have the Index. You can just float and sputter. Enough! The Flood is spreading. If we activate Halo's defenses, we can wipe them out. You have no idea how this ring works, do you? Why the Forerunners built it? Halo doesn't kill Flood. It kills their food. Humans, Covenant, whatever. We're all equally edible. The only way to stop the Flood is to starve them to death. And that's exactly what Halo is designed to do. Wipe the galaxy clean of all sentient life. You don't believe me? Ask him. Is it true? More or less. Technically, this installation's pulse has a maximum effective radius of 25,000 light years. But once the others follow suit, this galaxy will be quite devoid of life. Or at least any life with sufficient biomass to sustain the Flood. But you already knew that. I mean, how couldn't you? Left out that little detail, did he? We have followed outbreak containment procedure to the letter. You were with me each step of the way as we managed this crisis. Chief, I'm picking up movement. Why would you hesitate to do what you've already done? We need to go right now. Last time you asked me, if it were my choice, would I do it? Having had considerable time to ponder your query, my answer has not changed. There is no choice. We must activate the ring. Get us out of here. If you are unwilling to help, I will simply find another. Still, I must have the Index. Give your construct to me, or I will be forced to take her from you. That's not going to happen. So be it. Save his head. Dispose of the rest. Look out! Funziona. Funziona. Il sod off. È perfettamente traducibile nel vaffan, cioè è un po' come dire levati dal cazzo, quindi funziona, è una buona localizzazione. A volte la volgarità non è un, ragazzi, la volgarità in una localizzazione non è mai un, non è necessariamente un difetto. Talvolta essere volgari implica proprio il bisogno di trovare la giusta forma di traduzione per qualcosa che di partenza è tale, o comunque aggressivo. Mi piace, funziona. Ok. Sì, è molto interessante il Save the Head, probabilmente è qualcosa che riguarda il come e cosa è necessario per attivare l'Elo. Comunque, allora, riattiviamo l'audio e andiamo. Ragazzi, welcome back! Felicissimo di fare questi extra con voi, queste analisi per me in diretta sono ciò che rendono queste live un po' più particolari. E per me, in realtà, è la base di ciò che rappresenta... Attento! Wow, 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 wow! Addirittura... Ah! Ah! Perché? 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 Avevamo... sì, esatto, il chip di Cortana è nell'elmetto. Perché sì, sa, certo, ovvio, giusto, è vero, Cortana è all'interno del... Ma avevamo... Sì, abbassa un po' il gioco, avevamo superato l'area, no? Il salvataggio non... Sbaglio o avevamo già superato questa fase? No? Avevo distrutto le sentinelle! Ah, giusto, è vero, avevo distrutto le sentinelle e mi ero fermato, però quelle le avevo distrutte. Le avevo fermate quelle. Ok, sto rimettendo a posto i ricordi. Ready, steady, go.
Grazie, Coco. Questa cutscene. Vedete, una pistola puntata alla tempia dell'universo. Il guardiano non deve attivare Elo. Dobbiamo fermarlo. Dobbiamo distruggere Elo. In base ai dati a disposizione, l'unica azione veramente efficace risulta alquanto rischiosa. Un'esplosione sufficientemente forte riuscirebbe a destabilizzare l'anello e neutralizzare i sistemi primari. Ma è necessaria una detonazione su vasta scala. Potremmo usare i reattori di fusione di un'astronave portandoli alla massa critica. Ecco, se volete... Trovo cosa è rimasto della rete dei Covenant e cerco di localizzare dove è precipitata la Odo. Se i reattori dell'astronave sono ancora intatti, possiamo usarli per distruggere Elo. Allora, intanto ditemi se il volume di gioco è giusto. Possiamo chiudere per sempre, fino ad Halo 2, qualunque discorso sul doppiaggio. Alla sesta live di Halo posso chiudere tutto quello che potevo dire a riguardo. Avete visto? Talvolta l'inglese è veramente cane quanto può essere alcune... quanto è potuto succedere che fosse l'italiano. Mentre viceversa, queste ultime frasi in italiano sono sicuramente di livello molto basso, ma non sono poi così orribili rispetto a quello che poteva essere magari il doppiaggio del Siphon Filter che vi ho fatto sentire. Quindi basta, è tutto chiaro. Erano entrambi doppiaggi mediocri, i quali però ovviamente a livello di scrittura erano più adeguati in inglese perché loro sapevano già in che direzione andare, mentre chi aveva il dovere di doppiare e localizzare in italiano non aveva i documenti della sceneggiatura, ma soltanto i testi. E lì non puoi farci niente, ragazzi. Allora. Ok. A me piace moltissimo questo design sciatto, mettiamola così. Questo però è rosso, dobbiamo... Ok. Abbasso giusto un pelo. Un pelo. Ho fatto. Sì, no, lo teniamo in italiano assolutamente. Ah, si è attivato un checkpoint, ma immagino che abbia sbagliato. Dobbiamo... Non ho ascoltato bene Cortana perché stavo pensando a parlare con voi. Adesso... Entriamo nel mod. Vi ricordate cosa vi ho detto nella scorsa live? Da quell'esperimento un po' più cazzone di partita in poi ho deciso di giocare più concentrato. Allora, il pannello accanto alla porta, ma certo, come sempre. Solo che vedendo la rossa ho pensato che non fosse interagibile. Mea culpa. Entriamo nel mod da giocatore. Vi dirò, sono coinvolto. Mi piace molto questa cosa. Infatti. Vediamo un po' come... Ho schivato Yagi! Fantastico. Questa cosa fa molto Quake. No, stronzo. Maledetto, mi ha... Oh no! Oh! Questo, vabbè, è il classico sputo dei Looney Tunes, praticamente. La zanzara! Oh! Ok. Se la cavano benissimo da sole.
Dai, la granata a rimbalzo. Ah, che tiro perfetto. Ok, l'arma è... adesso devo cambiarla, Devo decisamente cambiarla. Mannaggia a me. Mi sono mosso un istante troppo presto. Morto. Mike. Eri tutto carico di entrare in live, ma ricordati che stai giocando a difficoltà alta. Ottieni di buoni risultati. Ok. Torniamo un secondo operativi e raccogliamo le armi appena possibile. Maledetti, mi hanno inseguito. Volevo andare addosso. Speravo di poter distruggere subito l'elite per potermi poi gestire tranquillamente. Ai. Sì. Mi sono dovuto riadattare un secondo alla difficoltà, ma aia. Che sveglia. Maledetto. Mannaggia, devo recuperare subito la vita e andarci più tattico. Ok. Stiamo fuggendo dai controllori, dai droni di 343 praticamente. Questa cosa è veramente figa. Vedete? Qua è andata male a loro. No, dovevo mettermi dietro gli scudi, che sciocco. Mi ricordo, mi devo riabituare a quanto sono fragile. Sono molto più fragile di quanto non vorrei. Ah! Ai ai ai, devo essere... Sì, sì, sentinelle, droni, insomma, ho utilizzato un termine impreciso, ma... Quasi. Ok. Devo ripristinarmi un po' per poter essere... Sì, devo riprenderci la mano, sto facendo cacare, ma rientrerò nel mood presto. Soprattutto non voglio che invece il mood di gameplay mi rimuova in qualche modo dalla narrativa, perché in realtà queste missioni... Non l'ho ancora localizzata. Dobbiamo guadagnare tempo nel caso il guardiano o le sentinelle riescano ad attivare l'arma finale di Halo anche senza l'indice. Le apparecchiature in questi canyon sono le armi primarie di Halo. Sono 3 generatori a impulsi di fase che amplificano il segnale di Halo e gli consentono di far fuoco nello spazio profondo. I livelli di potenza sono enormi. Non riesco nemmeno a misurare l'impulso. E se Cortana, con la capacità di calcolo che ha dimostrato di avere, non può farlo? Se danneggiamo o distruggiamo i generatori, il guardiano dovrà ripararli per poter usare Halo. Questo ci darà altro tempo. Segno la posizione del generatore più vicino con un punto di rotta. Dobbiamo entrare e neutralizzare quell'affare. Finalmente. È abbastanza intuibile quindi come mai Halo ha avuto un tale successo, perché una trama di questo tipo era abbastanza rara ai tempi di Half-Life, ragazzi, anche perché è stato praticamente lui a inserirla nel genere. E giustamente farlo in maniera così sci-fi, con del level design così aperto e così via, è stato veramente figo.
che io mi diverta così tanto a giocarlo e che la sconfitta di una stanza possa caricarmi così tanto di voglia di riprovare in un gioco del 2001, tra l'altro che trovo più bello in originale che in remake, la dice lunga. Eh sì. Visto? Comunque, per chi avesse ancora dei dubbi, io ho assoluta intenzione di giocare anche Halo Wars. Cioè, giocheremo l'intera saga di Halo. Le live mi permettono proprio di fare questo. Di vivere l'esperienza potendo recuperare dei backlog e delle lacune in maniera totale. Ed è qualcosa che io tengo. Cioè, sapete che se faccio una cosa la faccio bene, la faccio tutta. Quindi. Vabbè, mi divertiva pulire un po' con cura, ma giustamente come siamo saliti scendiamo. Stiamo... Sì, credo che la direzione sia giusta, ma... Scusa! Scusate! Ho solo provato a fare uno shortcut! Perdonate la mia insolenza! Vedete, perché ho letto un commento che diceva: ah, che palle, sei lento, muoviti! Mi sono messo a correre. Ah, giusto! La priorità erano leggere i commenti. Non è colpa del commento, non è colpa tua, ragazzo. Avevi ragione che mi stavo divertendo a fare il cecchino dall'alto. Era un po' lenta la cosa. Però era divertente. È vero, vi avevo promesso di ragionare in maniera più autonoma. Aspetta, prendiamoci uno di quei banshee. Ci servirà per arrivare in tempo al generatore. Cioè, alla fine, anche se ho cercato di accelerare, sono io che mi sono fatto uccidere. Non il commento. No! Perché ha saltato nella direzione? Ha saltato con inerzia. Ah, ma ho capito da dove arrivano. Dalle fottute pareti. Devo prendere il Banshee, lo so. L'ho sentita Cortana. Minchia, ce n'è uno dorato lì. Wow! Wow, 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 wow. Ok, ho un'altra idea. Prendiamoci uno di quei banshee. Ci servirà per arrivare in tempo al generatore. Ah, cazzo! Almost. Chissà se riusciamo... Chissà se l'intelligenza artificiale ci considera... Ah, ma arrivano proprio in massa! Volevo scoprire se... No, no, ci considerano già visti. Ok. Bene, albero! Bene, albero! Ah, ok, giustamente il mirino diventa rosso. Ok, come gameplay sto facendo molto subpar, però, oi, non si può essere sempre, sempre al top. Ok, le granate non esplodono in aria, mi sembra di capire, è già una cosa interessante. Non è proprio il modo di usare le granate questo, eh. Non era l'albero? Che cos'era allora a interrompere l'hitbox?
Ora arriveranno gli Elite, però. Ma cosa vedono i miei occhi da Spartan? Credo che abbiamo risolto la questione Elite. No, che liscio! Ah, non si sono fatti nulla! Ok. Devo cambiare arma. Sta cosa... Speravo di resistere a un missile io. L'ho fatto apposta! L'ho fatto apposta! Ero convinto di fare il tu muori o no, o comunque una sorta di rocket jump. Non pensavo di shottarmi, non è stato un errore, cioè è stato un errore ma consapevole. Pensavo di essere molto più resistente. Mea culpa allora, totale mea culpa. Totale, proprio... My bad. E che cazzo, dove sono tutti? Ah, che partita di merda. Tanto ho il medikit vicino, quindi... Eh sì, probabilmente quelli sì. Sì, ma non è questione di mia resistenza, è questione di... Cioè, di loro resistenza, era questione di mia. Però devo prendere un'arma decente. Qua sto facendo cacare veramente tanto. Che brutto inizio di live, perdonatemi. Non... Forse... Avrei dovuto... calmarmi un po'. Cerchiamo di parlare un po' meno, di leggere. Devo smettere un secondo. Pelo, troppo pelo. Troppo a pelo, però almeno col silenzio ho fatto le scelte giuste. Oh, il mio primo Banshee. Bene, muoviamoci. Seguiamo il punto di rotta. Wow. Fino a che punto posso volare? Non è c'è un muro invisibile che mi fa esplodere, vero? Ok, c'è un limite di altitudine. Oh cavolo, nell'originale ci saremmo accorti di star facendo qualcosa di sbagliato. Ok. Wow, no! Vabbè, ragazzi, io con questo nel 2001 mi ci sarei incastrato sempre. Guardate, le scie. Mamma mia, che meraviglia. Manca solo l'effetto fantasma. Comunque, ora... Mi ero troppo abituato al talk show.
Capisco. Capisco. Chiaro. Oh! Oh! Ma che cecchini! Che cane maledetto che sono stato oggi. Scusate, basta. Più che altro non capisco perché, vedete? Perché precipita la Banshee? Perché non ha il volo stazionario? Cioè, se io rimuovo l'acceleratore, precipita. Devo stare attento perché è un tipo di volo diverso da quello a cui sono abituato in questi titoli. Esatto, no, una volta che ho capito come funziona mi sono subito messo a fare retromarcia, è chiaro. È il tipo di... Ok. Ok. Allora. Sì, non è un elicottero, ma è un sistema profondamente stupido. Non giustificate questo, è una scelta di gameplay, ma a livello di costruzione sono alieni stupidi. Perché una cosa del genere è ovvio che presume debba avere una capacità di reazione stazionaria, ragazzi. Allora. Cioè. Gesù. Allora, adesso devo solo cercare di far sì che questa mezz'ora sia stata una merda e io possa rientrare sia nel mood del gioco che del gameplay concentrato. Sì, no, certo, è ovvio che questi sono fatti per fare i flyby. Ma infatti non ingigantite il fatto che io mi stupisca di un sistema di controllo. Non sto dicendo che è sbagliato. Sto dicendo che è sbagliato a livello di guerra. Cioè, visto che sono fatti per un volo particolare, è naturale che avere un comando che gli permetta, visto che hanno la tecnologia, non usarla, è stupido, no? Ragazzi, cioè, non sto dicendo una bestialità, su, è abbastanza semplice. Il ragionamento. Quello è il generatore. Il nucleo centrale è l'amplificatore di segnale. È quello che dobbiamo spegnere. Dobbiamo interrompere il flusso d'energia del generatore. Ho regolato i tuoi scudi in modo che emettano un impulso elettromagnetico dannoso per il generatore. Ma per farlo partire, dovrai entrare nel fascio. La scarica dovrebbe neutralizzare il generatore. Ma consumerà il tuo scudo. E sarai vulnerabile fino alla ricarica. Obiettivo raggiunto. Il generatore è in sovraccarico. Me lo aspettavo. Allora, facciamoci un giro. Ho visto che c'era un'arma, ma spawna a orda iniziata o... Quello è il generatore. Il nucleo centrale è l'amplificatore di segnale. È quello che dobbiamo spegnere. Dobbiamo interrompere il flusso d'energia del generatore.
Ho regolato i tuoi scudi in modo che... Obiettivo raggiunto. Il generatore è in sovraccarico. Analisi. Il nucleo del generatore è fuori uso. Ben fatto. Allora, questa è la classica cosa che a veterano, no, a difficoltà alte, bisogna gestire con previsione. È un'orda, però immagino che ci sia un'uscita. Non devo rimanere qua a ucciderle. Quindi torno indietro, torno alla Banshee. Quello è il generatore. Il nucleo centrale è l'amplificatore allora. Di segnale. È ok. Quello che dobbiamo spegnere. Dobbiamo interrompere il flusso d'energia del generatore. La scarica dovrebbe neutralizzare... Dai! Merdone! Spartan, vai! Obiettivo raggiunto. Il generatore... Wow! Analisi. Il nucleo del generatore è fuori. Ben fatto. Nice. Il secondo generatore è situato nel canyon adiacente. Usciamo. Fisserò un nuovo punto di rotta mentre ci avviciniamo. Vedete che ho ragione io. Vedete che ho ragione io. Che se è una questione di sistema di controllo, ma le navi hanno l'overdrive, hanno l'over. Vedete? Se io vado in retromarcia, anche se è perfettamente stabile, vola. Non devo stare così come sarebbe stato se fossero propulsori. Che cazzo. No, you Twitch, non ti sei perso 40 minuti. Sono stati 35 di morti. Perché sono stato un cane maledetto. Quindi è una questione di sistema di controllo. Ma la tecnologia aliena è stata utilizzata in maniera intelligente. Perché altrimenti non si spiegava come hanno fatto ad arrivare ai viaggi interstellari. Wow, 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 wow. Hovering, grazie Vincenzo, grazie, avevo bisogno di questa correzione perché oggi sono particolarmente rincoglionito, proprio oltre ogni immaginazione, appunto da appunto non avere neanche filtri per le volgarità. Ciao! Paura. Ok. Una volta che ti si attacca una granata addosso, purtroppo ti attacchi, mi sa, eh. Devi impedire che accada. Vediamo un po' dov'è il nostro... Esatto, bisogna mantenere le distanze.
Bravo, resta lì, resta lì. Che cazzo? Abbiamo beccato un piccolo errore, eh? L'invulnerabilità a causa dell'animazione? Chissà. Ok. Abbiamo un'arma mediocre, piuttosto sono meglio Yagi in questo caso. Sì, si è abbassato e ha schivato l'esplosione, esatto. Ah, ok, il surriscaldamento rimane se torni all'arma precedente. Oh! Ciao. Oh no! Già, questo è stato il mio vecchio destino. La schivata non è servita. Esplosioni incrociate. Ovunque tu andassi, saresti esploso. Boom. Ho detto boom. No, non possiamo avere due armi identiche. Ok. Merda. Merda, questa è grave. E non è esplosa la granata. For reasons. Ho bisogno di un'arma umana. Ho bisogno di un'arma umana. Ah, è esplosa senza suono. Ok, meglio di niente. Me lo stavate dicendo? Io stavo cercando un fucile, ma l'avevate visto prima di me. Ok. Gli svantaggi di non leggere troppo la chat, ma in questi casi avete visto, mi permette di concentrarmi un po' di più. Ho fatto veramente troppo pietà prima.
Ah, ma quindi devo andare contro le frecce, giustamente, perché devo entrare dentro, immagino. Quindi devo andare contro le frecce, perché se il fucile era lì... Da lì è dove, da dove sono arrivato, no? Ah, no, perché io sono... No, devo andare contro così. Sì, sì, controcorrente, come dice il ragazzo, esatto. Ok. Esatto, sì, 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 è proprio déjà vu, esatto. È lo stesso livello. Minchia, il pompa. Quanto forte è. Ah, ho resistito finché ho potuto. Stavo cercando di fare troppo lo sgargiullo, ma è bellissimo. Capite qual è quello che può rendere Halo veramente ciò che è meritato essere? Il fatto di poter rompere un vetro, muoversi in una mappa che è comunque abbastanza grande da darti libertà, mentre sei inseguito da diversi tipi di nemici, quali appunto hanno diverse metodologie per essere affrontati con intelligenze artificiali diverse, è veramente bello, è veramente bello. Quindi, perdonatemi se ho giocato da cani fino ad ora, però in realtà... Tutto è bene. Perché finisce bene. Ouch! Cos'è stata quell'automira? Sto... ok, non posso... Non posso... A questa difficoltà non posso correre. Safe play, va bene? Va bene. Wow, 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 brothers and sisters. Il safe play in orde così compresse deve essere ancora più accentuato, immagino. Sto bene. Ok. E niente. A questo punto, stealth. Non direi che i mostri sono troppi. È il numero giusto per metterti sotto reale pressione, sapete? È il fatto che potersi muovere, cioè il fatto che non siano programmati per avere un'auto aggro appena entri nell'area. È fighissimo. Anche se poi fai questo e magari te li ritrovi contro. Però vedete quanto cambia adesso? Tutta la strategia? Sotto un punto di vista di vantaggio territoriale? Ed è questo che rende un videogioco un buon videogioco, quando il giocatore ha potere sul gameplay. Ragazzi, questa cosa è meravigliosa. E lo so che è pieno ancora.
In realtà so che ce ne sono più di quanti vorrei che ce ne fossero. Quindi forse posso riuscire a... Ah, ma sono i piccolini. Ok. Merda, un tipo col fucile dietro. Pensavo che fossero rimasti solo i piccoli. E me ne sono pentito, eh. Qui è un... questa è una battle royale. Capisco, Vlad. Capisco. Quindi tutto il mio studio strategico si risolve in questo. No, no, no. A questo punto li frego così. Ho perso la Battle Royale, ragazzi. Cioè, il tipo con lanciamissili dopo tutto lo studio di agro che mi sono fatto è stata veramente terribile. Quanti danni i fucili? No, vabbè, dai, continuiamo a fare... Non voglio che sia l'RNG a farmi passare. A questo punto facciamo ciò che è giusto. Finalmente gli zaini morti si vendicano, sì. Esatto. Lì l'intelligenza artificiale... Vaffanculo! Ti sei fatto saltare in aria da solo, bastardo! Ma tutti i fucili che ho ucciso... Wow. Un utente ci fa noto che appunto nella lore è descritto come questi Flood molti sono troppo deboli per uccidere l'ospite, quindi lo controllano mantenendone la coscienza. Orribile, veramente orribile. Perché la mira è andata a fanculo? Ah, ok, è esploso, ok. Wow, 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 wow. Ma questi non sono per niente pericolosi.
Wow. No, ehi! Sapete che in realtà questo tipo di sfida mi mette una carica enorme su ciò che potrebbe dimostrare essere una speedrun, cioè nel senso che tu devi sapere dove si trovano i razzi e muoverti con la giusta pianificazione a riguardo. È una roba... al diavolo di punizioni, tanto ho capito come tira l'aria qui. È veramente figo. Io adoro questo genere di studio di gameplay. Ok. Allora. Chi è lo stronzo che ha le spalle? No, 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 la nave, ah, la nave da guerra no, eh. Wow, 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 ricaricati, grande. Ai, 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 il safe play non è sempre... Il pompa è abbastanza forte da distruggere i Banshee. Pensavo solo alla pistola. Scherzi a parte, sì. Sì, è un... è un buon consiglio. Questo... che ci siano armi fortemente sbilanciate rispetto ad altre è evidente. Sfruttiamole. A chi devo stare vicino lo avevo sottinteso, grazie dell'ulteriore precisazione, ma... ha senso, sì. Ah, non fanno un flyby completo. Sì, le mie schivate hanno funzionato. Sono riuscito a ricaricarmi lo scudo. Giusto. Ranchi, Fran! Minchia, ho preso delle botte che mi hanno spostato il mirino, praticamente. Quello... esatto, l'ho visto. Sto bene. Senza munizioni. Merda, questo non era nei piani. No, bastardi! I'm fine! Infetto, ok. Quindi purtroppo... se non voglio fare... una brutta fine... che brutta sta partita. Però vabbè, ci sta ogni tanto. Una sì, una no. Devo prendere qualche... no, siete voi se laggate, mi dispiace. Ma come lagona? Encoding overload? Encoding overload. Ma non di linea, è un... Come
fa a esserci un encoding overload? Non c'è niente che occupi. Facciamo ripartire, dai. Vediamo come va. In realtà non è questione di lag, ragazzi. Non era la linea. È proprio il PC. Quindi a questo punto fatemi sapere. Ok. Starò più attento di nuovo a queste questioni, fatemi sapere. Ok, ora siamo pronti per superare il ponte. Nel caso si paralizzi, cambio impostazioni di rendering, di encoding. E dovremmo essere salvi, però è... Lì c'è qualche... Flood che si è incastrato. Ok, post-crash. Vediamo un po'. Ve l'ho detto, se risuccede, essendo una questione di encoding, cambiamo il software come impostazioni e sarà fatta. Boom! Per ora concentriamoci su ciò che è la sopravvivenza oltre quel ponte, che ci ha fregato la mancanza... Aia, aia! La mancanza di munizioni. Levatevi. Ok. Quindi. Non mi sembra il caso. Aia, mi hanno superato anche oltre. Ah, e basta. Piccoletti, basta. Ouch. No, maledetto. Era proprio quello che volevo evitare. Niente, non mi danno tregua, eh? Ricaricati, ricaricati! Ouch! Maledetti al doppio! Cazzo! Non è così che si dovrebbe superare un ponte! Ciao! Vogliamo parlare? Io faccio un tè. Voi mi portate un medikit. Facciamo così? Perché stasera non è andata proprio bene la partita. Non ero nel mood. Per qualche ragione. No? Ok. Capisco.
Scappiamo, Flood, scappiamo! Prima te, prima te! Che paura, boia! Diciamo che questa svolta dei Flood cambia moltissimo il punto di vista dello story e del gameplay. Questa è una cosa molto molto figa. Ok, correte più veloci di me. Mi intercettate e correte più veloci di me. Lo so. Mi sono fatto fregare dalla delusione del mio gameplay e non sto giocando come dovrei. K.O. Suoni inquietantissimi. Ouch! Liscio? Liscio. Mi hai preso come... Oltre mezza vita di scudo a colpo, quindi se sei leggermente sotto, quell'HP verrà rimosso. Accidenti. Quindi anche se ho fatto qualche bel colpo, in realtà non basta nulla. Bisogna essere molto... Cioè, non si possono fare le kill all'ultimo secondo. Devi proprio prevenire il salto. Va bene. Questo è anche il bello dei vecchi sparatutto in cui esistono gli HP, eh. Cosa fa molto Doom. Molto Doom. Ovviamente parlo dei vecchi Doom, eh. Ah, quindi qua non bisogna andare in giro perché... Ah, invece sì, ok. Wow, wow, guarda dove siamo. Is this my destiny? Dragon Ball. Dai! Ok, ok. Chi è che spara? Ok, occupiamoci del prossimo generatore. Via, 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 via! Ok. Ok, I'm fine. Guida meglio CJ, porca miseria. Ok. Oh, salve.
No, no, preferisco non subire danni agli HP. Bene, ci stiamo avvicinando, penso, in qualche modo. Giusto! Giusto! Woohoo! Yeah, sweet! Yeah! Shift! Draft! Ok. Hey, Hunter! Già, vorrei anch'io un Banshee, ma... Aspetta, non abbiamo ancora distrutto il generatore. Trova un Banshee. E vola fino alla posizione indicata dal punto di rotta. È questo un Banshee? Io speravo che ci fosse un percorso verso un hangar o verso un Banshee atterrato attraverso il backtracking, ma pare che eccolo! Ciao merdoni! Ora, pensate se mi facevo investire da me stesso. È vero che a certe difficoltà non dovrei fare lo sgargiullo, è quello che vi avevo promesso di non fare più, ma stasera mi sa che ho abbandonato ogni rispetto per me stesso. Quindi... Cosa ho sbagliato nella vita? Ma come? Pensavo di aver fatto una figata. Ma... Ho gli HP? Sì. Allora cosa mi ha ucciso in quel modo? E noi facciamo lo stealth. Si presume che un velivolo volante stia lontano dal range delle armi che deve distruggere, giusto? Bei colpi, Mike, veramente. Tutto bene, sto una favola. No, l'albero! Why you do this to me, albero? Ah, è diventato un dogfight, eh? Beh... Sapete cos'ha anche Halo? Adesso, dopo partite così scarse, non dovrei neanche parlare, ma in realtà ciò che vi ha di molto buono è la varietà... What?
peggio! Via! Ah, la varietà di situazioni che io ho appena insultato facendo questo. Mamma mia, che tiro da maestro. Ha! Ho fatto la cosa più stupida che potessi fare. Ho fatto l'imbecille quando avrei dovuto salvarmi gli HP. Questa musica, tra l'altro, tesissima. Bel colpo, Mike. Sto uscendo fuori da dove sono entrato, vero? E ora il checkpoint sarà dove non deve essere, vero? Odio tutte le decisioni che ho preso oggi. Poi con i checkpoint ti mettono nella direzione sbagliata, giustamente. Lo dico anch'io. Oddio, i checkpoint nella direzione sbagliata. Generatore in sovraccarico. Meglio loro delle sentinelle. No! Mi hanno resettato tutto! Mannaggia quanto sono stato sciocco a fare lo sgargiullo prima per giocare. Sovraccarico, ne manca uno. Ho individuato la pila Roboto. Si è fermata a 1000.
Bel pareggio. Ah, speravo di poter essere invulnerabile durante. Ho individuato la pila robot. Si è fermata a 1200 km più su. I rilevamenti indicano che i suoi reattori sono ancora accesi. Nemmeno io posso accedere ai sistemi di sicurezza della pila Rovotom senza l'autorizzazione del capitano. Dobbiamo trovarlo, o almeno il suo impianto neurale, per innescare la detonazione. Un solo bersaglio rimasto. Occupiamoci dell'ultimo generatore. Ok. Però... Tunnel, tunnel. Perfetto, allora. Ora dobbiamo andare sotto i tunnel. Da dove siamo arrivati? Perfetto, perfetto. Quel tunnel porta all'altra sezione del canyon. L'ultimo generatore da distruggere si trova da quella parte. Non ti capottare! Non ti capottare! Non ti capottare due volte! E si ritorna con la salute di un eroe. Wow, i Flood, cazzo! Che spawnano come gli insetti, appunto. Era un Banshee, quello. Bellissimo! Bellissimo! Alla faccia del pentirmi della Banshee! È fantastica sta cosa! Non l'avrei potuta comunque utilizzare! Ah, puoi comunque farlo passare dopo 100 tentativi! Figo. Però... No, merda! Ok. Sì, ma le speedrun forzano il gioco, ragazzi. Lo cerchi di rompere. Vediamo un po' se riesco, ma... Non è il caso di mettere... Allora... Sì, no, infatti non è intended, quindi mettermi a...
Merda! Spettacolo. Eh sì, il ricaricare dopo un solo lancio di missile talvolta è più preveniente, prevenzione di qualcosa che non merita, che non ha bisogno di averla. Wow. Wow. Mamma mia, che è completamente diverso. Guardate. È praticamente una guerra che non ci riguarda. Bella musica. Ti fa sentire. Ecco, se c'è una cosa che ti fa veramente. Ti fa sentire. Halo è quello di essere appunto la One Man Army, il soldato d'elite. Perché finisci sempre in mezzo a cose in cui tu però sei implicitamente superiore. Per quanto poi, ovviamente, di gameplay ti rompano il culo. Però è fantastico. Ed è anche ovvio che gli Spartan non siano indistruttibili, è palese. Dove la becco una Banshee adesso? Ah, devo andare avanti. Vedete, io sono tornato indietro perché l'ultima volta che ho provato ad andare avanti mi è stato detto di tornare indietro. Quindi presumevo di essermi sbagliato. Questa è una delle migliori host che abbia sentito fino ad ora nel discorso di dare identità al franchise, perché
È interessante. Eccola la misa. No, quella non è... Eccole le Banshee. Alla faccia del fuoco incrociato, pensavo di dare di poter scappare. Aia. Wow. Oh merda, sono stato... Allora, nulla, dobbiamo investirli, provare a capire un po'... Oppure... Niente, bisogna pulire l'area, non per forza ovviamente, ma bisogna essere più precisi con i comandi. Se... A meno che... State a vedere. Ok, prese.
No, no, tu resti lì, caro medikit. Lo so, ci è mancato poco, sì. Merda. Perfetto. Devo attaccargliene una. Ne basta una. Lo so che come vengono usare le armi Covenant, ma non ne ho. Forse non si attaccano a loro. Ho saltato per distruggerlo. Ultimo bersaglio neutralizzato. Andiamo via di qui. Proviamo un passaggio e andiamo dal capitano. No, ci vorrà troppo tempo. Hai un'idea migliore? Halo dispone di un sistema di teletrasporto. Ecco perché il guardiano si sposta così in fretta. Ho capito come accedervi quando ero nella sala controllo. Sfortunatamente, ogni trasporto richiede un consumo elevato di energia. Qualcosa mi dice che non mi piacerà. Ma vedrò di estrartela dalla tuta senza danneggiare lo scudo. Ovviamente si può provare una sola volta. Procedi. Procedi. Un altro teletrasporto. Odio questi teletrasporti. Che probabilmente no, è da qui alla nave, probabilmente, quindi sto scherzando. Da quanto il loro comando ha ordinato a tutte le navi di abbandonare Halo dopo aver trovato i flu, ma sono arrivati troppo tardi. I flu hanno sopraffatto e disattivato questo incrociatore. I Covenant temono che i flu riparino la nave e la usino per fuggire da Halo. Hanno inviato una squadra d'attacco per neutralizzare i flu, riparare la nave e partire. Ho stabilito una connessione con l'interfaccia del Capitano Kiss. È vivo e gli impianti sono intatti. Ci sono interferenze con il reattore danneggiato dell'incrociatore. Ci avviciniamo il più possibile. Ah, ho capito. Le coordinate devono essere... Ok, scusa. Interessante questa cosa, però contemporaneamente sono perplessissimo su un altro fatto. I Flood possono pilotare una nave? Il controllo che hanno sui corpi non mi sembra così avanzato, però è interessante. Ne scopriremo sicuramente di più, perché per ora, sì, sono intelligenti, lo si vede, ma l'intelligenza artificiale vuole anche tradurre che non sono così tanto intelligenti, perché si buttano nei dirupi, cosa che i Covenant non fanno, quindi non è casuale. Insomma, sarà interessante, sicuramente in futuro, probabilmente potrò anche rigiocarlo con voi, Halo, in un futuro più remoto, l'uno, e vedermi tutti i vari, oppure leggere insieme senza rigiocarlo tutti i display di lore che vengono ritrovati nel remake. Questo è qualcosa che sicuramente faremo insieme. Per ora in blind non posso che essere perplesso o comunque incuriosito dal fatto che i Flood possano pilotare una nave o far pilotare ai loro ospiti una nave, a meno che i veri Flood non siano questi parassiti, ma questi parassiti non siano una sorta di bestiame dei Flood. Vedremo. Insomma, ragazzi, perdonatemi la live un po' mediocre, però sono contento che ci sia stata, nonostante tutto, esistono le partite di merda, ci sono, indipendentemente da che tipo di giocatore tu sia, ci sono i momenti in cui giochi di merda, quindi ragazzi,
Grazie, dirmi che non ho giocato male, ma non ci crederà mai nessuno. Cioè, nel senso che non ci crederò mai, non posso credervi, non è così, lo so come ho giocato. Perlomeno per i miei standard, tremendo. Anche se in Blind Run non è quello il focus. Da. Sono contento che sia stato divertente, ragazzi. Non vedo l'ora di giocare sempre come rivincita, no? Prossima live. Ok, prossima live domenica, first try. Buon anno, ragazzi, auguri. Grazie di esserci stati. È stato veramente interessante fare un prossimo step su Tutorima, la luce migliore. Però vedremo come miglioro io. A presto, grazie di cuore per tutti i doni, per tutto ciò che è stato. Guarda, Crumon, grazie, ero completamente distratto. Auguri in anticipo, Coco. Benvenuti a Bruciato, Neura, Dot, grazie di cuore. Alla prossima, ci vediamo mercoledì. Ground Zeroes. Sempre fai, perdonatemi. Sono contento, però ci siamo divertiti. In certe scene, sì. Oh sì, il 2019 sarà una bomba. SNM 3.0, intorno a marzo.